Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre Gio di Muscoli a Vita. In questo video vi vorrei parlare appunto di una cosa, di un argomento molto molto importante. Poco fa ho postato una foto sul mio Instagram, sto parlando delle foto che vedete su Instagram, delle foto che vedete di copertina qui su YouTube, dei vari filmati, edit in palestra che magari potete vedere, che magari ritraggono un fisico che non è assolutamente un fisico realistico, o comunque che è un fisico perfetto, lo vedete al momento perfetto. Che cosa voglio dire con questo? Provo a spiegarmi meglio. Su Instagram stavo vedendo appunto di recente un video che proprio parlava di questo fatto, che ormai, dato che è diventato un mondo così competitivo, ci sta così tanta gente che prova a, magari, non so, crescere un audience, crescere un following su questi social network, ormai le foto sono diventate delle foto che non ritraggono la realtà. Metto qua ad esempio un paio di foto, questi sono alcuni Instagrammer più famosi che appunto li riuscite a vedere a sinistra come sono e a destra come vengono ritratti quando prendono posa perfetta, magari contraggono tutti i muscoli, hanno un edit, un angolo da sotto, mettono su un filtro, aumentano la struttura della foto, eccetera eccetera. Come vedete i due fisici sono molto molto diversi. In più, se ci si mette pure a editare proprio le proporzioni del fisico che qualcuno fa su Photoshop, da lì completamente quello che è reale e quello che invece è completamente fasullo non si capisce più niente. In questo video volevo parlarvi quindi di questo, perché io sui miei social media, come vedete le copertine, come vedete a volte quando faccio il physique update con voi, vi provo a far vedere veramente il mio fisico in ogni aspetto diverso. Vi faccio vedere il mio fisico soprattutto quando sono rilassato. Se seguite le mie foto su Instagram, non metto mai delle foto dove contraggo troppo i muscoli. Provo sempre a mettere delle foto dove riesco a ritrarre il mio corpo come è realmente, naturalmente, rilassato mentre sto fuori, mentre cammino, mentre sto con altra gente, con amici fuori a cena, e non provo a essere più grosso di quanto sono, perché sto provando a comunque mantenere al massimo l'onestà con voi, a farvi vedere il mio fisico come naturalmente, per non creare questa impressione, questa illusione del fisico perfetto sempre e comunque. Ovviamente anch'io ho delle buone giornate, se vado in palestra e ho mangiato particolarmente tanti carboidrati, tanto sale magari il giorno prima, vado in palestra, ci sono magari le luci da sopra, mi viene un ottimo pump, chiedo a un amico di prendermi una foto un po' dal basso, magari con un angolo, mi metto in posa che risalta i miei punti forti, che sono soprattutto le spalle, mi metto magari così, che è quello che risalta i miei gruppi muscolari più forti, di conseguenza la foto o il video che viene scattato potrei sembrare molto più grosso, molto più definito di quanto io non sia realmente. Col pump soprattutto, che ho tutte le vene che mi escono sulle braccia, potrei dare questa impressione che sono sempre così. Se io postassi su Instagram o su YouTube esclusivamente video del genere, potrei aver creato un audience molto molto più larga. Per quale motivo? Perché la gente, io stesso, voi, io, te, siamo attratti quando vediamo un fisico impressionante, grosso, naturale. Se io su Instagram postassi ogni singolo giorno una foto che mi ritrae nel mio momento di perfezione ottimo, proprio il fisico migliore sempre, ogni singolo giorno d'estate o d'inverno, creerei delle aspettative un po' fasulle, perché magari voi che mi seguite guardate il mio fisico magari il 25 dicembre quando state a Natale mangiando con i vostri, io posto un video di un angolo perfetto magari preso di estate quando ero in definizione, avevo un fisico ben definito e venoso, metto quella foto e voi vi pensate: oddio, guarda questa persona che ha questo fisico perfetto sempre e comunque, nonostante quindi magari sia comunque Natale, posto la foto che magari era di estate e potrebbe apparire che ha un fisico pazzesco anche a Natale. E invece non è così. Quello che vorrei dire con questo discorso è che non voglio che crediate a tutto quello che vedete soprattutto su Instagram e su YouTube. Per quale motivo? Perché ormai le foto non si capisce più niente, che foto è reale, che foto invece è editata, qual è la vera rappresentazione del fisico di questa persona. Quello che dovete fare secondo me con queste foto è prenderle per motivazione, prenderle per motivarvi. Quando io anche vedo Arnold, ad esempio, nonostante so che usa steroidi e nonostante io non vorrei mai essere grosso quanto è lui, è comunque impressionante vedere quel certo tipo di fisico, ed è quello che faccio quando guardo gli altri youtuber di fitness, quando vedo delle foto su Instagram. Praticamente guardo i fisici, anche magari in una foto perfetta, e prendo motivazione e mi ispirano a dare il massimo. Però non mi soffermo mai a paragonare me stesso al loro fisico. Per quale motivo? Non solo spesso queste foto non riprendono la realtà, bensì un momento perfetto, ma per di più, se io mi paragonassi con loro, praticamente avrei già perso in partenza. Perché? Perché ognuno di noi ha una genetica differente, ognuno di noi ha un punto di partenza differente e ognuno di noi ha un punto di arrivo differente. Che cosa intendo? Intendo che solamente tu
hai la tua stessa genetica. Per questo motivo ti devi paragonare solamente a te stesso, perché se io ad esempio vado in palestra, faccio 2 anni di palestra e sto progredendo bene, ma entra un mio amico che ha fatto 2 mesi di palestra e ha progredito molto più rapidamente di me, mi verrebbe facile dire, gettare tutto all'aria e dire cazzo non funziona quello che sto facendo, guarda lui, eccetera eccetera. Ma questo non mi farebbe per niente bene, anzi, perché lui potrebbe avere una genetica super che gli permette di mettere su massa muscolare più rapidamente di me. Quindi per questo motivo voglio dirvi praticamente il nocciolo del discorso qual è? È che non voglio che vi paragonate ad altre persone, non voglio che voi vi paragonate a me o ad altri fisici che vedete su Instagram, non solo perché la foto che postano non ritrae la realtà di queste persone, perché magari scattano 100 foto in quella giornata e decidono di postare la foto che è uscita migliore, e non sto scherzando, è veramente così, ma in più se noi ci paragoniamo proprio fisico per fisico, troppo spesso magari ci crea delle illusioni, pensiamo, oddio sto sbagliando qualcosa, perché non sto progredendo così rapidamente, perché non vedo questi risultati, eccetera eccetera. Quindi, a parte che non sappiamo assolutamente queste persone che cosa fanno esattamente, perché non ci fanno vedere tutto su Instagram o su YouTube, ma la cosa importante quindi è non paragonarvi, perché non sapete mai tutta la storia completa, non sapete la genetica. Paragonatevi semplicemente solamente a voi. Infatti uno che viene sul mio canale potrebbe commentarmi a sei un secco di merda, che va bene, ci sta, non sono il più grosso qui su YouTube, ci stanno sicuramente altre gente più grossa, però non sanno da dove sono partito io, non hanno la mia stessa genetica, non sanno che comunque ho tanta conoscenza perché da tanti anni che pratico questa disciplina e mi interessa veramente tantissimo, quindi potrebbero semplicemente venire qua e commentarmi se è un secco di merda. Però senza vedere il mio punto di partenza. Il mio punto di partenza è da qui. Io ero così, un po' cicciottino, anzi un bel po' cicciottino. Ho fatto tutti gli errori che vi potete immaginare, allenandomi in monofrequenza, riducendo i carboidrati a zero perché pensavo che mi facessero ingrassare. Ho fatto tutti gli errori, ho perso tanti anni di progressi e per questo motivo io sono qui e sono comunque molto felice del progresso che ho fatto, perché ho migliorato veramente dal mio punto iniziale. In 2-3 anni ho migliorato praticamente il mio fisico, direi stravolto il mio fisico, ed è questo che io devo guardare. Non devo guardare a qualcun altro che ha fatto meglio per paragonarmi a lui, ma guardo per motivazione, per ispirarmi, per poi prendere il mio fisico e migliorarlo alle migliori delle mie capacità, fin quando sono contento del mio fisico. Anche questo, non dovete pensare che voi dovete raggiungere il fisico dei vostri idoli, perché voi dovete decidere come apparite. Il vostro fisico è il vostro fisico, decidete se volete diventare più grossi, più magri, più definiti, eccetera eccetera. Non pensate alla media, non pensate agli altri, non pensate in generale, pensate a voi cosa volete. Il fitness è questo, è un gioco per arricchire la vostra vita, per sentirvi meglio, quindi voglio che decidete cos'è che vi farebbe sentire meglio e andate lungo quella strada. Detto questo, io penso che voglio concludere qua questo video. Era semplicemente un discorso che mi è venuto da fare per farvi capire che non sempre siamo tutti come appariamo nelle foto di Instagram, quindi prendete tutto un po' con scetticismo, prendetelo per ispirazione e motivazione, ma non paragonatevi assolutamente. Io voglio concludere qua il video. Se vi è piaciuto, mi raccomando, buttateci un like, mi farebbe molto piacere e mi aiutate a crescere questo canale e a praticamente diffondere la verità. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Io ti voglio ringraziare se sei arrivato fino a qua, veramente ti ringrazio di cuore per tutto il tuo supporto. Detto questo, noi ci vediamo in un video molto molto presto. Ciao ragazzi.